Ok, siamo a Taormina per l'evento Silvia Incontra, una tappa siciliana per portare in giro e far conoscere il meglio del Made in Italy, 17 aziende, hai fatto già due tappe, Firenze, Milano e adesso la Sicilia, insomma un'iniziativa che in questo periodo più che mai rappresenta davvero un rilancio e una ripartenza per tutte. Sì, rappresenta una bella ripartenza anche grazie all'impegno di queste aziende che hanno voglia di fare, di rinascere, no? Quindi ecco la nostra capacità alla resilienza, no? Quindi voglia di fare, voglia di organizzare, di viaggiare, di farsi conoscere, e hanno aderito, qui addirittura sono 17 aziende, hanno aderito in modo entusiasta su Taormina, che vabbè è una sede storica, culturale, un posto meraviglioso. Qui c'è una bellissima energia, un grande entusiasmo, molto movimento, già dalle prime ore del mattino hanno cominciato ad affluire follower, persone, c'è stata una bella comunicazione, devo dire, che è stata fatta sul posto, e quindi l'evento sta andando molto molto bene, sono felicissima di questa cosa. Hai avuto la capacità, Silvia, di far fare squadra, far incontrare tra di loro queste aziende, donne, principalmente donne, sì, che hanno saputo affrontare questo periodo difficile, sì, come forse solo le donne. Questo format nasce dalla mia esperienza aziendale, io faccio questo da 30 anni, organizzo eventi, per noi gli eventi non sono pranzi e ricevimenti, gli eventi che noi facciamo nel mio settore, che è quello del CEI, è quello di unire aziende o spesso fare le collettive di aziende, aziende che spesso sono concorrenti tra di loro, come anche qua, perché sono tante le aziende che vendono abbigliamento, gioielli, bigiotteria, borse, scarpe, sono tante, quindi è strana questa cosa, è difficile far passare questo concetto, no? Perché dici, ma come vende l'altro, perché io non vengo, se invece no, la formula che è vincente, che io ho provato per 30 anni di attività, il mio lavoro è quella che se tu fai la cordata dell'azienda, se tu fai la collettiva dell'azienda, tutte le aziende fanno comunicazione e la comunicazione dell'uno giova e aiuta anche l'altra azienda, perché poi gli stili sono diversi, per cui è chiaro che poi è il cliente, il consumatore che sceglie, no? Sceglie il proprio stile, secondo il proprio gusto, quello che deve acquistare, ma la comunicazione che viene fatta è esponenziale. Questa è la formula vincente di questo tipo di iniziative. Funziona perché tutti fanno comunicazione, diventa esponenziale, no? Poi diventa la cordata delle aziende, in questo caso del nord, anche se ci sono due aziende qua locali, ma del nord principalmente, quindi la cordata delle aziende che arriva e che porta il proprio know-how, il proprio stile, il proprio modo, no? Qua in Sicilia, così come abbiamo fatto prima a Milano e poi anche a Firenze, che sono eventi che sono andati tutti molto molto bene. La particolarità di Silvia Incontra, il punto di forza di Silvia Incontra, parte dalla tua capacità di individuare anche quelle aziende, di credere in determinate aziende. Noi abbiamo visto in questo periodo anche di lockdown che è passato delle aziende crescere esponenzialmente, sì. Alla capacità di comunicarle all'esterno. È un lavoro, è saper fare comunicazione. Allora, quando tu comunichi o fai marketing per un'azienda, la porti, no? Alcune sono start-up che mi hanno contattato magari 2 anni fa all'inizio, dicono, ma noi vorremmo farci conoscere, come facciamo? Io ho cominciato a indossare belle, bei prodotti di qualità, bei tessuti, il Made in Italy, quindi belle, poi aziende anche più grandi, oh. Tu oggi hai un vestito bellissimo di un'azienda stupenda che purtroppo non è qua perché non poteva venire, perché sta organizzando un evento nello stesso momento, quindi doveva esserci. Quindi tu prendi queste aziende e le posizioni, no? Fai il lavoro del brand advisor, cioè le posizioni, le cominci. Poi, momento, non c'è solo l'attività che io faccio verso il consumatore che mi vede indossare, fare una collana, piace la collana e l'acquista, c'è tutta l'attività business to business, cioè le aziende si conoscono tra di loro, spesso nascono collaborazioni tra aziende, un'azienda che produce seta o cashmere che poi vende i tessuti all'azienda che invece produce abbigliamento, piuttosto che collaborazioni tra chi produce profumi, tra chi produce creme, cioè cose che non penseresti, no? Poi dici, ma come, sono concorrenti? No, non è detto, perché dall'unione di elementi, delle persone possono nascere anche cose nuove, cose
cose diverse. Quindi è bella questa idea, che è nata un po' per gioco, perché a un certo punto eravamo a Milano appena finito l'ultimo lockdown, e con la mia amica Donatella Lucchi, che è bravissima, che è un'amica straordinaria che ho conosciuto 2 anni fa attraverso Susanna, e abbiamo detto: ma perché non facciamo questa cosa? Perché tu dici: ma perché non fate un evento a Milano? Ma perché? No, sì, per me è facile organizzare una cosa del genere, no? Poi ho detto: dai, donna, aiutami che lo facciamo. Abbiamo trovato poi le location, ed è nata per gioco. È stato un successo pazzesco, perché a Milano noi abbiamo registrato 500 presenze in 2 giorni, in un weekend di pioggia addirittura, no? Ok, quindi benissimo. E da lì tutte le aziende hanno cominciato a dire: dai, ma lo facciamo in giro per l'Italia. E allora è nato subito dopo Firenze, adesso qua abbiamo un calendario lunghissimo, sono stata contattata da altre città. Poi c'è tutta la parte anche istituzionale. Qui noi a Taormina abbiamo avuto il patrocinio del comune, quindi dell'assessorato alla cultura e dal sindaco, no, di Taormina, quindi è una cosa stupenda. E adesso sono stata contattata, diciamo, da altri sindaci e da altri assessorati alla cultura su altre città, e stiamo costruendo eventi analogo a questo anche in altri posti. Quindi siamo molto attenzionati, cioè eventi come questi non sai mai dove ti portano, cioè non è solo la presenza, arrivano le follower, che arrivano, certo, è già pieno stamattina, si sente il vociare, probabilmente si sente il vociare sotto anche se siamo in una sala separata, però è bellissima questa cosa, poi c'è il calore qua della Sicilia, delle persone siciliane meravigliose, ma c'è tutto un aspetto di business to business legato alle collaborazioni delle aziende, legato alle istituzioni che ti vedono, alle istituzioni sul territorio sono sensibili a questo tipo di... È cambiata la comunicazione, viene fatta sui social, c'è poco da fare perché sono immediati, perché sono velocissimi, perché superano le barriere spazio-temporali. Io comunico una cosa a Milano, questa cosa a Milano viene vista qua, comunico una cosa a Manfredonia, la cosa di Manfredonia viene vista a New York, no? E anche temporali, perché in qualsiasi momento tu puoi vedere l'evento, te lo puoi andare a rivedere, cioè sono strumenti importanti, sono i nuovi strumenti di comunicazione. Quando io mi sono laureato, ho iniziato 30 anni fa a lavorare, c'erano ancora i grafici che dipingevano a mano, no? Facevamo le copertine, non so, delle scatole, è cambiato, e questi sono nuovi strumenti. In una delle tue tante storie ricordo che qualcuno ha detto: ogni volta che Silvia Berry indossa un capo o un oggetto, ma sta facendo un acquisto. Sì, ma sold out. Io ho presentato il mascara nel giro di un quarto d'ora, il sito è stato... Ma adesso a me fa piacere, io infatti vi ringrazio, cioè chi mi ascolta, a me fa piacere questa cosa, e sono riconoscente di questo grande seguito e di questa grande fiducia. Però la cosa che io voglio dire è che sono tutti prodotti eccellenti, sono prodotti testati. Il mascara l'abbiamo studiato per quasi un anno, il rossetto, il famoso rossetto, ci abbiamo impiegato un anno, perché poi questi prodotti, come anche il profumo, come anche le creme, devono macerare, devono stare in osservazione, non devono, io sono allergica, quindi non devono dare allergia. Se io dico questo prodotto a me non dà allergia e non crea problemi, veramente è così, perché io non voglio raccontare cose false, non corrette, tradire tra virgolette la fiducia delle persone che mi seguono. Per cui se dico il prodotto è bello, è italiano, è made in Italy, è fatto sul territorio, perché ho visto che il prodotto è disegnato, prodotto, fatto, e vado nelle aziende, faccio vedere anche le aziende, ho fatto vedere come nasce un profumo, come sono nate le scarpe, sono andata da Brunate che doveva essere anche loro qua, ma sono a Sorrento, vabbè, perché noi dovevamo andare a Sorrento, vabbè, perché poi abbiamo un calendario folle, si incrocia tutto, e quindi vedo, quando faccio vedere le borse della mia amica Donatella che nascono a Milano e che vengono disegnate a Milano a mano da queste due disegnatrici che sono due architette, cioè, è veramente così, non è la borsa fatta in Cina, non è la borsa fatta chissà dove e poi venduta qua, è realizzata, made in Italy, chilometro zero, e queste sono cose vere che vanno raccontate mettendoci la faccia, ecco, io metto la faccia nella cosa che faccio. E ti stai spendendo anche per promuovere queste aziende nel mercato, diciamo, estero, abbiamo visto, sì, anche impegnata anche, sì, con Raptus Rosa, no? Raptus Rosa, stiamo facendo Dubai, delle, sì, Dubai, Kuwait, stata, esatto. Allora io ho avuto questi contatti, tuttora ho avuto una lunga storia a Dubai per la mia vita privata, diciamo, personale privata, no? Quindi ci ho vissuto per tanti anni facendo, prima di essere così esposta sui social, quindi queste cose magari le persone non lo sanno perché mi vedono adesso, in realtà ho avuto una vita molto molto intensa
anche a Dubai, quindi sono sempre andata avanti e indietro per 8 anni, avanti e indietro Milano Dubai, non usavo i social, quindi la gente non lo sapeva. Conosco il mondo là, perché poi là gli expat si riuniscono tutti, sono anche molto seguiti dal consolato, dalle ambasciate, è un bellissimo, è una bella realtà. Non pensare di andare in un paese arabo, vai in un paese che è europeo, perché è pieno di noi, e la classe dirigente là siamo noi, siamo gli italiani, i tedeschi, i francesi, gli americani che vanno a lavorare, quindi ti ritrovi in una comunità del genere. È chiaro che per me portare delle aziende, così come ho portato il mio profumo che è andato sold out, portare profumo, nonostante il periodo di chiusura, di crisi eccetera, è facile, cioè fa parte un po' del mio lavoro l'internazionalizzazione che già faccio per le aziende o per l'azienda con cui lavoro da 30 anni. Quindi ho questa esperienza, ho le conoscenze, ho unito le due cose. E adesso abbiamo questa grossissima apertura invece con Kuwait, dove abbiamo un ambasciatore d'Italia straordinario, l'ambasciatore e la moglie dell'ambasciatore che si occupa delle relazioni esterne dell'ambasciatore e dell'ambasciata italiana, sono due fenomeni, persone preparatissime, hanno studiato, hanno vissuto a Bruxelles, persone preparatissime che si sono prese a cuore il nostro Made in Italy, ma non il Made in Italy grande che non ha bisogno, tu non hai bisogno di esportare Armani o, certo, o Versace, che fortunatamente ammirano, tutti conoscono qua, e ammirano, amano e apprezzano, magari le start-up o le aziende medio piccole o medie, no? Allora, su queste, con queste aziende lavoriamo, le portiamo lì, l'Italia è amata, il Made in Italy è apprezzatissimo. Io sto organizzando una serie di iniziative di cui non posso proprio parlare adesso e non posso dire niente, però vedrete, che avranno grandi sbocchi, grande interesse, non solo sull'azienda che hai detto tu, ma anche altre le ho già portate, tipo io ho disegnato queste tute con 24-25, la tuta è andata così, l'abbiamo prodotta sempre durante il lockdown, servivano le tute per stare in casa, ma questa non è una tuta per stare in casa, è da uscire, è un outfit easy chic da uscire, no? Le produciamo 500, io le presento a Roma un pomeriggio, torno da Roma a Milano e vado a dormire, era la sera, vado. Mi sveglio la mattina, Giorgia mi chiama e fa: Silvia, abbiamo prodotto 500 tute, in una notte ne abbiamo vendute 400, quindi sold out, un signore, abbiamo dovuto riprodurre. Il problema è che in quel periodo laboratori chiusi, gente ammalata di Covid, quindi abbiamo rallentato, purtroppo è stata lunga, l'alternativa era vado dai cinesi, le produrre, non esiste questa cosa, quindi mi hanno detto alle follower che tutte in lista da te, aspettate, perché le stiamo facendo, chiaramente se un laboratorio al Covid chiude, io per 15-20 giorni questo non lavoro, quindi è stata lunga e ne abbiamo prodotto 5.000 che sono finite, però adesso arriva la nuova collezione invernale, vedrete che bello, quindi voglio dire, e queste tute sono state apprezzate in Kuwait, abbiamo fatto una diretta, un'intervista con Giorgia Carlucci che ha disegnato tutto in quella, ma poi ha fatto tantissime cose, ha fatto pigiami di pizzo, ha fatto delle cose stiponci con Erendira, pigiami di pizzo con Pink Memories, che è un'azienda leader di mercato, con questi pigiami, con questo pizzo preziosissimo, un pizzo francese morbidissimo che non dà allergia, io sono allergica, a me il pizzo sulla pelle dà allergia, invece questo è un pizzo meraviglioso, tutti bei progetti di donne che spesso però in azienda hanno i figli, c'è già la seconda generazione dei figli che ci aiutano, e anche questo è un bel messaggio di questi figli che hanno studiato, che sono preparati e che un po' continuano l'esperienza e il lavoro che i genitori hanno creato, anche questo è un altro bel punto che mi piace, qui ci sono molte aziende oggi, sono 17 aziende e quasi tutte hanno portato in aiuto i figli, io stamattina ho bevuto il caffè con i figli, mia figlia, gli altri figli, bei ragazzi, laureati, studiosi, che si impegnano, che lavorano, anche questo è un bel modello, non è l'Italia dei bamboccioni, per niente, io continuo a dire, non è l'Italia dei bamboccioni, sono tutti ragazzi, tanti, ne conosco tanti, anche per il lavoro che faccio, c'è il lavoro che faccio in giro, le persone che incontro una gioventù skillata, si dice all'estero, no? Preparata, con degli skill, cioè con delle capacità, con delle preparazioni, sono bravi, sono veramente, c'è una bella categoria di giovani, cioè io proprio li conosco, li vedo, sono preparati, è un piacere, non sono bamboccioni.
Assolutamente no, e abbiamo imparato a conoscere attraverso il viaggio che ci fai fare, ci porti appunto dentro alle aziende, ci porti in giro per l'Italia a farci conoscere le eccellenze, il meglio delle Made in Italy, e ci insegni anche a fare squadra, ad essere unite, insomma a supportare sempre il meglio. Supportare il meglio, ma poi la cosa che cerco di trasmettere anche è l'educazione, è il sorriso, è anche il po' prendersi cura delle persone, prendersi cura delle aziende magari piccole che hanno bisogno di crescere. Sono messaggi secondo me importanti, positivi, che mi piace condividere, e le cose le faccio quotidianamente. E allora grazie Silvia, ti lascio tornare dalle mie follower, dalle mie aziende che ti aspettano. Grazie per questo viaggio, grazie. Per Silvia Incontra, per questo simbolo di ripartenza un po' per tutta l'economia, e anche per insomma la nostra vita che riprende. La nostra vita deve riprendere, deve riprendere, deve ripartire con coraggio, con forza. Abbiamo sofferto tutti tantissimo, anche delle gravi perdite, tutti. Adesso deve ripartire, adesso riparte, perché l'Italia ha dentro il nostro carattere, è quello di combattere, di sostenerci, di andare avanti, no? Fa proprio parte del nostro tipico carattere italico, quindi torneremo a vivere, ad apprezzare le belle cose, a farci conoscere nel mondo e a godere di tante bellezze. Grazie Silvia Berri, grazie.